Babbity boopy, babbity boopity babbity babbity, boopity bappa, boopa beepy boopa bappa beepy bappa, babbity babbity, boopity bappa. Allora ragazzi, bentornati su Sutoriva. Ovviamente, tradizionalmente, un mio progetto non può partire dopo una pausa, pianificazione, preparazione, hype, aspettativa, senza un problema tecnico insormontabile, senza alcuna spiegazione. Quindi, per qualche ragione, la mia facecam, nonostante venga percepita dai driver, dal software e da se stessa in quanto si accende e funziona, non funziona più e non è più utilizzabile nelle mie dirette. Bentornati al vecchio Mike. Speriamo che tutto si risolva soltanto con questo ostacolo e nessun altro. Cerchiamo di sfruttare il fatto che manchi il mio volto in un cambio di comunicazione che renda immersiva l'esperienza. Che cosa faremo oggi? Inizieremo un percorso verso The Last of Us Part 2. Quindi, oggi giocheremo e inizieremo The Last of Us Remastered. Sono rimasti qui. Vedete? Cominciano le prime interazioni, come con la bambina a casa. Qui abbiamo un banco da lavoro. Piccoli comandi appaiono a schermo, uno alla volta. E benvenuti a tutti, ragazzi. Qui è buio, ma comincia ad esserci di nuovo narrativa. Spore, quelle che abbiamo visto nel primo caricamento. Si sono messi una maschera. E non ricordo più. Ok. Non ho visto come si accendeva la torcia. Chiacchiero troppo. Però, vedete? Si può controllare. Questo su PlayStation 3 ricordava da una parte i sogni che facevamo da più piccoli con Alone in the Dark. Notate che non c'è musica. Dove diavolo arrivano? L'ultima volta questo posto era vuoto. Abbiamo un inventario veloce. E mano a mano sembra effettivamente scoprirsi qualcosa. Ecco il colpevole. Il corpo non è qui da me. Evidentemente non sono normali zombie. Questi sembrano essere chiaramente dei parassiti, dei funghi. Il corpo muore e il parassita si espande, generando spore. Un'erba rossa potrebbe essere utile. Allora, senza che io mi perda mentre parlo. Sono perso, ragazzi, mi sono persissimo. Sono ultra perso. Ecco qua. Ora, avendo ritrovato la strada maestra, mi sono perso in un corridoio, esatto. Joel ha un udito quasi sovraumano. Questa è una sorta di possibile dissonanza ludonarrativa, in quanto è molto difficile che una persona possa essere così abile a percepire i suoni, ma allo stesso modo significa che è riuscito a sopravvivere in questo mondo. Ed è una meccanica di gioco importantissima perché rende The Last of Us molto più complesso di una semplice avventura, capite? Mi stai introducendo all'attacco, ma... Si stanno pestando? Signora? Collega? Tutto bene? Io stavo raccontando... vabbè. Recuperami, eh? Tess? Tess, cazzo! Cosa fai? Santo cielo! Tess! Lasciala stare! Lasciala stare! No, ferma, ferma! Tess, cazzo, sono qui! Fateci passare. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate.
Ah, bene. Tess, principessa? Beh, tiro diplomazia fallito, dai. Vedete, qui siamo ancora nella possibilità di affrontarli. Oh, santo cielo, Tess. In maniera stealth. Porca miseria, Tess. Santo cielo. Abbiamo delle idee un po' diverse. Potevamo interrogarli, Tess. Tess, ti sei già... Tess, ti sei già distratta? Tess, qui c'è una persona. Tess, va bene, Tess. Guardate, è possibile mirare o lanciare alla cieca. Se no ti può sempre fare un sacco di cacciara, eh. Ma in questo caso... Beh, mi sa che abbiamo perso una parte di realismo. Okay. Sto cercando di farli scendere. No, Tess, faccio io! Tess! Chi c'è? Tess, non mi ricolpire, colpisco io! Tess, santo cielo! Tess! Tess, è terribile! È terribile! Ci siamo. Ehi. Su, forza. Alzati. Stai lontano da lei! Lasciala andare. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Che sia... Ellie! Chi cavolo era? Tess, sentito? Sì. Ma sembrava abbastanza lontano. Merda. Siamo salvi. Per ora? Bene, palazzo del governo. Sì, superiamo questo posto. Vuoi dire che questo è il centro? Era. Dammi una mano con questa. Posso? No? Grazie. Fatto. Ellie, stai bene? Ragazzi, sono ciechi. Shh. Ellie! Fatto? Me l'ha addosso. Stai bene? Andiamo. Dammi un secondo. E dopo questo ti prendi una multa per eccesso di pagliacciate. No, non si sono molto interessati alla mia scelta. Non sono qui. Non mi avete davvero visto. No, tutto falso, guardate qua. Hai visto? C'è nessuno. Smettetela di inventarvi le cose. Non mentite a voi stesse. Dovresti andare di là. Vuoi farmi un regalo? Ok.
Ora, però, in quanto poveri mortali, potremmo ucciderli come esseri umani. Clicker, non rovinare il livello espositivo di The Last of Us, per favore. Laggiù, li vedi? Merda. Qui abbiamo un'altra area. Quasi, cazzo. Joel, tu vai davanti, io sto dietro. È lì, tu rimani sempre attaccata a me, ok? Certo. Ora, quanti sono? 1, 2, 3. E quindi... secondo voi è possibile ucciderli tutti e tre in un colpo solo? Ma là ce n'è un quarto, quindi sono più di tre. La situazione è abbastanza delicata. Però possiamo provare a vedere cosa succede. Vedete? Si sono già divisi. Che paura! Ellie! State un po' calmine. Ellie, la pianti? Non ce n'era un terzo qui? E dai, andate lì. Sto cercando di farvi lavorare qua. Avremo, a fine di questa serata, un altro approfondimento che avrete già intuito in tanti. Basta. Ragazze, Ellie, Tess, Ellie, ma che cazzo? Allora, questo è l'unica. Avete visto, abbiamo esplorato varie strategie. Abbiamo constatato come questo sia per ora la più grande scheggia impazzita, proprio perché non raggiunge in tempo gli altri, no? Potremmo quindi decidere di ucciderlo con un coltello. Quello probabilmente è un runner, tra l'altro. Anche se nella sua ronda sta facendo un errore. Questo errore potrebbe costargli finalmente. Tess. Io stavo cercando di spiegare. Tess. Cioè, Tess, scusa. Ma avevo un certo registro. Se non sparo io, Tess, non devi sparare tu. Io sto dietro. È lì. Tu rimani sempre attaccata. Ok. E ora possiamo provare a prendere di nuovo due piccioni con una fava. Perché laggiù c'era un altro clicker, giusto? Lo abbiamo visto. Vediamo che succede. Se riusciamo a fare questa bella trappola qua. Sì. Ah. Ci hanno fregato. Tuttavia, se sono finiti, a questo punto utilizzeremo l'arma da fuoco. Oppure faremo una combo molto videoludica, un po' meno narrativa, che è lo stordimento più uccisione con arma bianca. Tess, tutto a posto? Solo un po' di fiatone. Di qua, arriveremo sul tetto. No, scusa Ellie, volevo sentire il tuo dialogo.
L'ho distratta tantissimo. È partita, è partita. Secondo voi riavvia incontro un minuto fa? Un minuto fa? Secondo voi un minuto fa ci sono ancora i runner? Un pelo davvero. Ok, perfetto. No. Tess? Merda. Tess? Tess? Hai risolto? Prendo il mattone, Tess. Tess, tutto a posto? Solo un po' di fiatone. Di qua, arriveremo sul tetto. E tu, piccola, tutto bene? Che intendi per bene? Respiri ancora? I rantoli di paura valgono? Troviamo come andare di là. Bene. Ecco, è quello l'edificio. Esatto. Che stai facendo, Tess? Oddio. Magari c'è... Avevano una mappa o qualcosa che ci dica dove andare. Fino a che punto dobbiamo arrivare? Fino a dove serve arrivare. Dov'era il loro laboratorio? Oh, non l'ha mai detto, so solo che si trova da qualche parte a ovest. Che ci facciamo qui? Questo non è da noi. Che ne sai di noi? Dimmi. So che sei meglio di tutto questo. Ah, sì? Sai una cosa? Siamo persone di merda, Joel. È da molto tempo ormai. No, siamo sopravvissuti. Stavolta possiamo... È finita, Tess! Ci abbiamo provato. Ora andiamo a casa. No, io... Non vado da nessuna parte. Questa è la mia ultima tappa. Cosa? La fortuna doveva finire prima o poi. Che cavolo stai... No, no! Non toccarmi. Oh, Cristo. È infetta. Fammi vedere. Settimane. Mi hanno morso un'ora fa ed è già peggiorato. Cazzo, questo è tutto vero, Joel. Devi portare la ragazza da Tommy. Faceva parte di questa squadra, saprà dove andare. No, no, quella era la tua crociata. E io non la porterò avanti. Sì, lo farai, senti. Merda. Cazzo. Sono qui. Porca. Posso farvi guadagnare tempo, ma dovete correre. Cosa? Vorresti che ti lasciassimo qui? Sì. Non ti lascio sola per... Io non mi trasformo in uno di quei cosi. Ti prego. Rendimi le cose facili. Basta uno schiocco di dita nel mondo perché le cose vadano in malora. Fucile da caccia. 6 colpi. Che facciamo? Non urliamo, per esempio. Qui abbiamo a che fare con persone, non infetti, vere e proprie persone. Guarda,
questo, molto messicano. Ciao. Sta giù, non so quanti altri ce ne siano. Un botto, è pieno. Quello non gliene è fregato niente? Ok. Mi ha visto? Mi ha visto tantissimo. Ciao! Ok, ora che facciamo? Ora che facciamo? Il mio piano è fallito. Il mio piano è fallito. Oh no. Oh no. Non sono davvero qui. No. No, fermo. Dov'è la metro? Vediamo dov'è la metro. Esatto. C'è qualcosa che brilla qui! Oh oh. Tra l'altro qua ci si può spostare con grande libertà, avete visto? Tra i vari vagoni, nella mappa. È molto bello. Poi qua ovviamente da videogiocatore che vuole fare completismo ci si metterebbe a guardare ogni angolo, ma non è il nostro obiettivo. Una via di mezzo. Tra gameplay e narrativa. Come lo è The Last of Us. Non sei mai stato qui, è vero? So che vive qui, ma... No, non c'ero mai stato di persona. Qui dentro. Aspetta, sta indietro. Penso che verrò un sorso in questo momento. Alla salute. Ah, fresca. So che qui c'è una cassaforte. Biglietto per Bob. Bob, non lascerò la città senza quella cassaforte. Aiuta Brad a caricarla sul furgone. Nel caso di servisse la combinazione 5-17-11-21. Caricarla sul furgone. Dov'è il furgone? Dov'è la cassaforte? Sul lato sinistro della strada? O devo andare avanti? Ah, tornando indietro sulla sinistra, quindi sulla destra. Ah, il pick-up, eccola. Oh, ottimo. Ehi, guarda qua. Bottiglie di birra, l'arco, il divano. Sono brava. Non userò l'arco. Joel, vai giù. Non useremo una freccia. Però in realtà le frecce, il gameplay ci ha già dimostrato che sono recuperabili, no? Quindi uno potrebbe anche provare a vedere il risultato. L'ho mancato. Ti odio. Allora. Vado a prendermi le mie frecce. Si sono rotte! Ridammi il mio incontro! Dondola un po' meno, Joel. Bisogna colpirlo in testa. Ecco. Oh! Si rompono comunque le frecce! Non le userò mai per uno sporco clicker.
capirlo. Merda, arrivano. Cazzo! Non si taglia! Veloce, sbrigati! Headshot! 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 Oh oh! Oh! Au! Spara tu! Spara tu! Spara tu! Prego! Mi hai rovinato la forbice! Sul piede di porco! Che combo! Ci piace! È andata proprio bene! Oh, porca miseria! Aspetta, aspetta! Gesù! Clicker! Fatto? Cavolo! Cavolo sì! Abbiamo avuto un altro esempio di difficoltà. Ti salvo io. È che sta per cambiare fase, capite? Sta per diventare un bloater. Comunque, attenzione che questi sono runner, quindi ci possono vedere. E non ho intenzione di dar loro la possibilità di farlo. Ora, saranno le nostre ultime parole famose? Certamente sì. Ah, oh, troppi! No, attento, Bill! Mi serve una mano qui! No! No, Ellie, no! Essersi rifugiati da qualche altra parte. Non sfidiamo la fortuna. Come entriamo? Quanto incredibilmente filmico e sincronizzato sia stato questo tipo di scazzottata con Benny Hill Dean, più di qualunque cosa inquadratura e narrativa video io abbia fatto fino ad ora durante le live. Ok, dall'altra parte, a sinistra. No, stavo giocando, stavo esplorando. Bill Vai, accelera!
Tieni, non ti fa venire nostalgia? Ehi, questa è decisamente più vecchia di me. Non è niente male. Ma che cosa dici, Joel? Meglio di niente. Oh, sono sicura che al tuo amico questo mancherà stanotte. Non c'è molto da leggere, ma l'hai fatto sempre. No, Ellie, quello non è per bambini. Come cavolo fa a camminare con quel coso lì in mezzo? Ehi, buttalo via. Oh, stai tranquillo, voglio capire meglio, do solo un occhialino. Perché queste sono incollate? Sto prendendo in giro. Ciao, ciao, amico!